Mamma che bello, mamma che bello! Adesso prendo questa cialda. Andiamo a fare le labbra. Tra l'altro sono super long lasting queste matite. Cari amici vicini e lontani, come state? Iniziamo subito, senza perderci in chiacchiere, perché il video sarà abbastanza lungo, visto che sarà un tutorial. Questo è l'anno del blu e dell'arancione, che tra l'altro sono anche due colori complementari bellissimi. Quindi oggi voglio andare a creare un makeup look total blu. E questo penso che possa esservi utile anche in questo periodo di cerimonie. Intanto vado a idratare il contorno occhi con questo prodottino di Wycon, che è il Firming Eye Contour. Questo prodottino qui. Valido? Sì, mi piace. C'è sicuramente di meglio sul mercato, però non è male. L'ho acquistato per provarlo, adesso lo termino e poi vedremo. Comunque, cosa importantissima per evitare che il correttore, il fondotinta e tutti i vari prodotti della base vadano a segnarvi le rughette, è importante idratare benissimo la zona del contorno occhi prima di applicare tutti i prodotti. Tra l'altro, i prodotti per il contorno occhi vanno benissimo anche per le labbra, per andare a idratare le labbra e il contorno labbra. Parto subito, ovviamente ho messo già un SPF 30 come crema, solo che la metto sempre un po' prima di iniziare il video perché ci vogliono almeno 15 minuti affinché la crema vada ad assorbirsi e ad evaporare. Anche qui adesso ho messo il contorno occhi, ci vuole un attimino. Continuo a massaggiare un pochino. Poi questo massaggio tra l'altro è importantissimo anche per sgonfiare la zona del contorno occhi dalle occhiaiette. Ok, il prodotto sembra essersi assorbito. Vado a fare una base abbastanza leggera con questa crema magica di Kiko che ho acquistato l'estate scorsa. Era un prodotto proprio della limited edition estiva 2023. Che cos'è questa? È una crema, come potrete vedere adesso durante l'applicazione, sembra una classica crema viso, ma una volta che poi la andate a stendere, i pigmenti al suo interno vanno a fondersi perfettamente col tono e sottotono della vostra pelle mentre la stendete e la massaggiate. Vado a mettere questo prodotto perché mi lascia la base sicuramente più naturale. Ovviamente non ha una super coprenza come potrebbe avere un fondotinta, ma ho deciso di applicare questo prodotto perché andremo ad applicarci sopra un fondotinta in polvere. Vedete, è bellissima, io amo questo prodotto. Tra l'altro una crema del genere super virale la sta facendo, anzi no, sta facendo, l'ha fatta, l'ha creata Herborian, e se non sbaglio anche Overlab. Una volta applicato questo prodotto vado ad applicare un correttore molto liquido, molto leggero. Utilizzo il Perfect Match Accord Parfait True Match di L'Oreal nella colorazione 3N. Adoro questo correttore, lo stra-adoro. Metto anche qui, così preparo anche la palpebra per il look occhi. Prendiamo il pennello, stendo il correttore sulla palpebra fissa, la palpebra mobile, così in maniera molto soft, molto leggera. Ovviamente per chi ha problemi di occhiaie bisogna andare a fare prima un po' di color correction con i prodotti studiati appositamente per andare ad annullare, a cancellare le occhiaie. Io ho più che altro problemi un po' di borse quando sono stanca, quando magari ho un po' più di ritenzione idrica. Ok, adesso vi insegno anche come insegno, vi do questo consiglio, non mi sento all'altezza di insegnare. Ho preso questa matitina color burro di Kiko, che è la 03, ed è una matita per occhi. Questa qui vi aiuta un pochino a cancellare quelle che sono le ombreggiature
magari delle rughe di espressione, delle zone in cui avete delle pieghette sul viso, le andate a cancellare così, molto semplicemente, con una matita color burro, che poi andrete solamente a picchiettare, così, molto fast and furious. Prendo adesso il fondotinta in polvere e voglio andare a utilizzare questo di Kiko della Gold Reflections, dell'ultima uscita, dell'ultima limited edition, dei bellissimi prodottini che ha sfornato Kiko a questo giro. Questa è nella colorazione 02 Light Neutral. Prendo però il mio paffettino, di solito non utilizzo mai i paffettini che sono nei packaging, magari li tengo per fare altre cose, del tipo pulire i pennelli dall'applicazione di un colore all'altra. Utilizzo anche questo bellissimo specchietto. Ok, lo prendo proprio come una cipria e vado a tamponarla sul prodotto. Qua ho un pelo. Io vi sconsiglio di utilizzare con questi fondotinta in polvere dei fondotinta liquidi sotto, già super pigmentati, perché rischiate di andare a fare macchioni, di andare a creare un sottotono e un tono più scuro del vostro, e quindi io, diciamo, eviterei, ecco, di creare questa stratificazione. È sempre meglio mettere al di sotto di questi prodotti un prodottino che risulti più neutro. Guardate che bello l'effetto, super super naturale. Beh, gusta a me un sacchissimo. A questo punto vado a farmi un po' di contouring liquido con questo correttore di Kiko, e è lo Skin Tone Concealer. Potete farlo sia prima di applicare il fondotinta in polvere che dopo. Questo è lo 09. Io ho scoperto casualmente questo prodotto perché ho girato per giorni nelle varie profumerie, nei drugstore, nei negozi, supermercati. Ho girato un po' ovunque per trovare un blush contour liquido e non riuscivo a trovare mai la tonalità giusta. Adesso lo vado a stenderlo con un pennello. Bellissimo sto prodotto, mi piace un sacco. Pensare che è un correttore. Adesso poi andrò a schiarirlo. Vi stavo dicendo, ho girato in lungo e largo per trovare un prodotto che mi facesse, allora, che mi facesse da contour barra blush, perché io quando vado a utilizzare i prodotti da contour freddi, praticamente che succede? Mi ingrigisco, perché io comunque sono un sottotono caldo neutro, o neutro caldo, caldo neutro o neutro caldo. Quindi i colori grigi proprio mi stanno malissimo. Questo prodotto è meraviglioso, questa colorazione è stupenda, mi piace tantissimo anche proprio la texture di questo prodotto. Ecco qui, vado a fare questa sorta di tre perché qui non deve esserci il distacco tra la fronte e lo zigomo. E poi vado sul mento. Faccio un pochino qui sul naso. Se volete potete andarlo anche a risettare col fondotinta in polvere, cosa che io adesso farò. Riesco mai a capire quale sia la dritta del suo prodotto. Poi se volete lasciarlo un po' più glowy, fatelo. Vado qui un pochino a ridefinire questa zona. Setto giusto così, molto alla Fast and Furious. Ed ecco qui, avete già una base bella, leggera, anche resistente. Poi ovviamente se arriverà questo benedetto caldo, magari utilizzate un primer prima. Io non sono molto amante del primer, preferisco magari più un setting spray che andare a stratificare troppo sotto il fondotinta. Adesso prendo questa bellissima terra di Kiko, terra o bronzer, Baked Bronzer, nella colorazione 01 Honey Dream, della vecchia con limited edition Festival Glow, che mi avrete visto usare un milione di volte, e vado solamente a dare un po' di luminosità alla zona dello zigomo sul blush che ho applicato, sul
Oggi sto fuori proprio sul bronzer liquido che ho applicato. Lo applico anche un pochino qui sulla palpebra. Ma perché io sto talmente concentrata quando mi trucco che mi rimane un po' più difficile parlare e truccarmi. Ecco qui, vado giusto a dargli un po' di luminosità e ad accentuare un pochino quella che è la pigmentazione del prodotto liquido che ho messo al di sotto. Adesso prendo questo bellissimo blush di Mulac, il Glow X, nato per festeggiare il 10° compleanno del brand, e vado a metterlo un pochino qui nella zona più alta dello zigomo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo è già molto luminoso perché è un po' un ibrido tra blush e illuminante, quindi non vado a aggiungere altro illuminante, vado solamente a mettere un pochino di luminosità con questo illuminante di Kiko, che è il Glitter Baked Face Highlighter, che è ancora vergine, immacolato. L'avrò comprato un anno fa, ma ancora non l'ho utilizzato perché ero piena di illuminanti. Questo che ha i riflessi un po' lilla, vado a illuminare solo un pochino alcuni punti del viso. Adesso lo metto anche un po' qui sotto, così mi preparo già il punto luce sotto l'arcata sopraccigliare. Non vi manca un po' il maritozzo? Ditemi, ditemi. No, presto gireremo qualche contenuto insieme, anche perché molte persone tra di voi lo acclamano, vogliono il suo ritorno e noi lo faremo ritornare. Una volta preparata la base, andiamo a fare gli occhi, che sarà il punto forte proprio di questo make-up, e utilizzo questo scoccettino. Io utilizzo questi scoccettini per cercare di agevolarvi un pochino l'applicazione degli ombretti, perché spesso mi dite vogliamo anche noi però farli precisi, sfumati, e allora questo vi aiuta tanto. Anche perché ultimamente è scoppiata una super polemica su altri social sul fatto che alcune makeup artist si siano lamentate dell'utilizzo di questo scotch da parte di altri professionisti, cosa che io ho trovato estremamente ridicola, ve lo posso dire, perché lo scotch secondo me è comunque un accessorio, o meglio è uno strumento, come può essere il pennello, come può essere la blender, come possono essere degli stencil. Voglio dire, se io devo andare a truccare 50 ragazze per un saggio e devo essere veloce, cioè devo avere massimo 5-10 minuti per creare una full face, a me sinceramente lo scotch mi svolta la vita. Ovviamente se devo andare a truccare una sposa per un 18°, cioè mi prendo tutto il tempo che mi serve, mi prendo anche un'ora per truccare solamente gli occhi e lo faccio con molta calma, ma questo dipende sempre dalle varie tempistiche che uno ha a disposizione. Non subito, ogni cosa, non lo so, è buona per andare a sparare contro gli altri professionisti, cosa che io trovo abominevole, posso dire schifosa, o sugli altri creator. È una roba schifosa perché il make-up, ci dimentichiamo sempre che è una forma d'arte. Cioè, allora scusatemi, ci sono tanti pittori che vedo che utilizzano le spugne per dipingere, utilizzano le forchette, utilizzano i cotton fioc, e allora quello no, non è un pittore perché utilizza questi strumenti, cioè, non so. Io trovo invece che siano ingegnose tante cose, no? Vabbè, comunque, partiamo subito col make-up look occhi. Ok, oggi voglio utilizzare per creare questo blu makeup questa meravigliosa palettina di Nabla. È una delle cutie palette super performanti, super belle, non costano neanche tanto. Guardate la meraviglia di queste cialde, stupende. Voglio partire subito andando a creare il colore più scuro, quindi utilizzerò questo blu opaco. Prendo un pennello piatto a lingua di gatto, questo è il 54 di Kiko. Adesso avvicino un po' lo specchio, se no non vedo. Il mio maritozzo a questo punto zoomerà. Vedete? E seguo lo scotch. Tanto alla fine questa è la zona un pochino più difficile da andare a trattare.
e poi vado verso l'interno creando sempre di più una linea sottile. Fatela bella intensa qui perché tanto poi la andremo a sfumare. Vado sull'altro occhio, creo la stessa cosa, vedete, con molta velocità, molta facilità. Ma io veramente non capisco queste polemiche sterili da parte, tra l'altro, di altre professioniste. Cioè, ma vi rendete conto? Io mi vergognerei. Mi vergognerei perché io, cioè, una cosa del genere la vedo per andare, a screditare il lavoro degli altri perché tu non sei capace, allora? Cioè, questo mi viene da pensare a questo punto. Hai bisogno per forza di screditare gli altri per innalzarti? Una roba schifosa, secondo me, questa. Prendo un pennello da sfumatura e vado a sfumare. Un pennello pulito, non l'ho intinto in nessuna cialda. Lo sfumo così, alla meglio. Guardate quanto è tutto più semplice comunque con un pezzettino di scotch, voglio dire. Il risultato è bello, ma perché non utilizzarlo? Cioè, se ce l'abbiamo a disposizione, poi io veramente non ho parole. Adesso prendo questa cialda qui, vado a utilizzare questa cialdina di celestino, sempre opaco, sempre con lo stesso pennello con cui ho sfumato il blu. Scaricate sempre. E la passo così. Passo questa colorazione in maniera molto diffusa, sia sul blu scuro che all'interno della piega palpebrale e anche su tutta la palpebra. Facciamo la stessa cosa di qua. Io penso che più che criticare si debba prendere esempio e imparare magari da chi ha più bravura di te, più esperienza di te, più manualità di te, farne tesoro e applicarla. Adesso riprendo il primo colore, quello blu scuro, e lo riapplico sempre qui in questa zona. Anche perché è ovvio che un makeup artist debba assolutamente saper creare questo tipo di sfumature anche senza lo scotch. Ma è ovvio e logico che se con lo scotch ci metto 10 minuti, un quarto d'ora, senza scotch ci posso mettere anche un'ora. Adesso risfumo così molto velocemente, leggermente, per andare a rendere il tutto un pochino più omogeneo. Prendo questo pennello fluffy a lingua di gatto, forse così si vede meglio, vedete, fluffy a lingua di gatto, un po' più diffuso, quindi non piatto, e vado a prendere questo bianco un po' perlato e vado a crearmi un punto luce qui all'interno. Dimentico che ho sempre gli specchietti all'interno delle palette. Riesco a vedermi anche meglio e più vicina. Passo anche leggermente qui sotto l'arcata sopraccigliare, ma proprio leggermente, non calco. Sempre sfumando verso l'esterno. E poi vado a prendere la meraviglia delle meraviglie, questo azzurro tutto impostato di glitter. Come lo prendo? Gordito? Sì, ovviamo gordito. Io pure scarico anche i colori shimmer. Prima inizio a picchiettare, poggio, picchietto per evitare di andare a togliere il prodotto che è al di sotto. Ok.
Poi poggio e premo un pochino. Ovviamente delicatamente, sennò mi schizzano fuori le palle degli occhi. Mamma mia, io lo amo questo shimmer. Adesso riprendo il pennello a lingua di gatto per ridefinire un pochino la zona qui. Ok. Mamma che bello! Ma che utilizzo che c'ho tutto lo specchietto opaco. Ecco qui. E chi c'è qua? Mamma che bello! Mamma che bello! Adesso che vado a fare? Me vado a pulire il dito, sennò me inguacchio tutta. Togliamo lo scoccettino, perché adesso dobbiamo andare a lavorare nella zona sottostante. Qui ho fatto un leggerissimo fallout, quindi ricaduta di prodotto. Adesso vado a pulirlo col pennellino del correttore, che se è già bello definito. Ok. Riprendo il pennello 54 di Kiko, riprendo, sono un po' cinese, riprendo il blu scuro e vado qui sotto, così, poi andremo ad applicare una matita stupenda. Adesso giusto un pochino così vado, passo qui sotto, prendo questo ombretto in stick di Kiko nella colorazione numero 59, è un blu pazzesco, un blu elettrico meraviglioso. Lo applico all'interno della rima ciliare numero 59. Poi questo stomatitone come lo poggiate scrive, cioè meraviglioso. Adesso riprendo il pennellino a lingua di gatto e vado a risfumare un pochino il tutto, così da non lasciare stacchi tra la matita e l'ombretto. È troppo bello, troppo bello, troppo bello, 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 bello. E adesso che andiamo a fa? Andiamo a caricare de mascara. Utilizzo il mio amatissimo Vamp di Pupa, l'Explosive Lashes. Questo è proprio un explosive, proprio una bomba. Poi se volete ovviamente potete aggiungere le ciglia finte, che a me non piacciono, però un gusto personale, eh. Non lo so, io, cioè, è un qualcosa che non trovo naturale, si vede, cioè si vede, cavolo, posso dirlo? Io me ne accorgo subito quando vedo le ciglia finte sugli altri. Pulisco un attimino un pochino di fallout qui, adesso vado a rimettere anche un pochino di blush. E non mi piace proprio l'effetto. Cioè, ovviamente se le ciglia sono troppo corte, sono diradate, è un'ottima soluzione. E a quel punto risultano naturali, perché ovviamente se uno ne ha poche, quelle vanno ad essere proprio riempitive. Ma se uno ha già delle ciglia, cioè, normali, per quale motivo andarne ad aggiungere altre che poi sembri una scopetta? Boh, però questo è veramente un mio giudizio personale. Ok, mamma mia, quant'è sto mascara. Io ancora non riesco a trovare un mascara che vada a sostituirmi questo. I Vamp di Pupa da sempre, da quando sono usciti, sono veramente una super bomba. Adesso voglio andarmi un attimo, le avevo fatte prima del make up, le sopracciglia, però ovviamente poi andando a utilizzare tutti questi altri prodottini al di sopra sono andata a cancellare o a schiarire. Più che altro utilizzo questa matita di Rimmel London, la 002 Hazel, che mi piace veramente tanto.
Lo so che molti mi criticheranno per come faccio le sopracciglia, ma ho un sacco di prodottini per disegnare peletto per peletto, ma poi il risultato mi fa cagare. Lo dico proprio su di me, quel tipo di risultato fa cagare. Ok, questo non sarà super bello, ma mi ci vedo meglio. Tanto io poi comunque ho sempre la frangia tirata giù, quindi c'è quell'effetto vedo non vedo. A me piace più così, che vi devo dire. Ma posso far come mi pare, boh. Pettino, che pettino, non ce l'ho. Tanto poi ecco, metto giù che si vede una chips. Andiamo a fare le labbra. Visto che abbiamo qui un make-up look occhi freddo, ovviamente. E anche abbastanza presente, devo andare a equilibrare un pochino le due zone, quindi voglio andare a creare un look estremamente nude sulle labbra. Prendo la 705 Rimmel cappuccino, strafamosissima, e vado a crearmi il contorno. Ho fatto un lievissimo overline. Seguendo sempre comunque il contorno naturale delle mie labbra. Vado a scurire leggermente gli angoli lasciando l'interno più chiaro. Tra l'altro sono super long lasting queste matite e utilizzo questo rossettino di L'Oreal, il 235 Color Rich, super cremoso e anche resistente, se vi devo dire la verità. È un nude tendente a rosatino. Ok, ripasso un attimino il blushettino e intanto vi dico che se ancora non vi siete iscritti al canale iscrivetevi, anche se non mi piace dirle ste cose. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò, e quello fatelo, aggiornatevi, tenetevi aggiornati perché usciranno altri video di tutorial, makeup look da cerimonia. Dobbiamo fare quello pescato, quindi rimanete sintonizzati, visto che sono i due trend di quest'anno, il blu e il pescato. Io amo. Vi posso dire che con questo look ci sono andata pure già al lavoro. E ho fatto impazzire veramente tutti i colleghi con questo makeup look blu. Bellissimo. Io lo trovo stupendo. Guardate, abbiamo creato un makeup look semplice e veloce con lo scotch. Con lo scotch, perché sennò uno non è capace, ovviamente. E niente, mi stava venendo sulla colazione. Niente, io spero tanto che questo look vi piaccia. Vi aspetto ai prossimi video. Mi raccomando, scrivetemi se avete bisogno di un consiglio, se dovete andare alle cerimonie. Fatemi sapere che tipo di outfit avete scelto per le vostre cerimonie, così magari andrò a crearvi qualche altro tutorial per le vostre bellissime cerimonie. Vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!